Panzironi si autoproclama paladino contro i poteri forti, perché, come si legge nel suo sito internet, esistono delle verità che nessuno vuole raccontare sulla salute. Spiega che i poteri forti vogliono lucrare sulla malattia e con i farmaci, mentre lui vende gli integratori e ha cambiato la vita a 500.000 di persone, dice. Ma se la dieta che suggerisce è corretta e salutare e fa vivere 120 anni, perché ha bisogno degli integratori? L'età 75 anni e sembra una ragazza di 20 anni. Certo che prendo integratori. E quanti ne prende? Tutti i integratori. Io prendo con mio marito, prendo 400 euro di integratori. Lei lo sa che Panzironi non è un medico? Lo so. Quindi non dovrebbe... Però è un bravo ragazzo, lo adoro. È un mese che faccio la cura, che mi ha consigliato Adriano, mi ha consigliato non mangiare frutta, non mangiare pasta. Che cosa prende? Vitamina C, la vitamina D, l'allopace, e queste sono le tre cose principali che lui mi ha consigliato. E io veramente mi sento molto meglio. Io penso che fra un anno io andrò nuovamente a ballare, farò... Ma noi non curiamo, cioè sono persone che hanno letto il mio libro, hanno visto Cerca Salute, il mio programma televisivo, che è il programma televisivo più visto nella storia della televisione come programma di medicina. Da successo della trasmissione Il Cerca Salute nasce il reality 5 mesi per rinascere. 10 persone afflitte da vari disturbi vengono reclutate in un hotel per 5 mesi, seguite da un'equipe di 5 medici e da un personal trainer. Guariranno dai loro malanni grazie alla cura Life 120? Che patologie hai? Mal di testa, cervicale, insonnia. Insonnia. Calcoli renali. Calcoli renali. Tre ernie rombali. L'alimentazione, insomma, la fatica, il riposo? L'alimentazione, a dire la verità, mi è un po' maluccio. Però basta che io non mangio più sughi, non disturbo più nemmeno il dottore, perché a me mi fanno male i sughi. 5 mesi dopo l'esperimento scientifico televisivo si raccontano i successi dello stile di vita promosso da Panzironi. Veramente ha fatto tanto, 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 tanto. E allora andiamo a vedere insieme alla nostra scheda le patologie con cui Giuseppina Russo è entrata. Abbiamo insonnia, mal di testa, reflusso e gastrite, discopatia, problemi intestinali e artrosi. Vediamo cosa ha risolto. Ha risolto tutto tranne l'artrosi. E così tutti gli altri 9 testimoniano di avere risolto la gran parte dei loro disturbi e di avere eliminato molti farmaci che assumevano, e neanche pochi. Forse esageravano proprio con i farmaci, evidentemente poco essenziali. Molte testimonianze, ma non si vedono le analisi dei miracolosi progressi. Risolto da tutti! Panzironi, un commento? Beh, che dire, queste sono le patologie di cui soffre praticamente la totalità della popolazione italiana. Dunque, cosa hanno mangiato durante i 5 mesi nel reality, oltre alla quotidiana assunzione di integratori della casa? Ovviamente, la dieta suggerita da Panzironi, molto grassa perché, secondo lui, l'uomo si nutre di grassi e di carne. Con l'introduzione dell'agricoltura in realtà abbiamo cominciato a mangiare dei cibi che non sono in linea con noi, quindi pane, pasta, pizza, patate e quant'altro. È questa medicina moderna, dogmatica, che ha considerato la dieta mediterranea come la migliore, la considera come baluardo della salute, quando in realtà è la più grande bufala che è stata mai raccontata in medicina. Siamo mamma.